Nasce a Taranto un comitato di via, il comitato di Via Principe Amedeo, una unione tra numerosi commercianti della zona, come dire, per unire le forze, per evidenziare certe criticità, certe problematiche e per cercare soprattutto, questo è lo scopo finale, di arrivare, di addivenire a delle soluzioni. Siamo con Anna De Vincentis e Giovanni La Gioia. Anna De Vincentis, titolare dell'agenzia di viaggi Una Vita Viaggiando, e Giovanni La Gioia, arcinoto commerciante tarantino, chi non lo conosce. E allora, Anna De Vincentis, com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata sotto due aspetti. Uno, di denuncia, perché ci sono delle criticità importanti che ovviamente vanno ad intaccare non soltanto questa via ma un po' la città in generale, e per un intento propositivo, perché vogliamo noi in prima persona proporre delle iniziative per far sì che questa via, Via Principe Amedeo, abbia un risvolto positivo. Vogliamo abbellirla con delle luci di Natale, perché è l'unica via di passeggio, di commercio, che purtroppo non è stata abbellita in clima natalizio. E poi, secondo, vorremmo fare durante l'anno una serie di iniziative per incentivare il passeggio e soprattutto per aiutare i commercianti in un periodo di difficoltà noto. Ecco, immagino che questo comitato intende confrontarsi con l'amministrazione comunale, perché ovviamente voi mettete sul piatto, sul tappeto i problemi, e quindi questi problemi poi ovviamente ci deve essere bisogna interfacciarsi con chi amministra la città. Assolutamente sì, abbiamo già avuto un primo incontro con il presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce, che si è dimostrato assolutamente disponibile alle nostre problematiche, anzi la sera è venuto a trovarci nei nostri esercizi commerciali per ovviamente cercare di aiutare e trovare una soluzione, ma una collaborazione soprattutto tra noi, tra il popolo e insomma... Avete avuto anche, mi pare, dei contatti con Fabiano Marti, l'assessore alla cultura? Certo, certo, si è dimostrato anche lui molto molto disponibile, addirittura in prima persona mi ha detto di contattarlo per poter insieme strutturare delle iniziative per la via. E allora, Giovanni La Gioia, un momento difficile che vive Taranto sotto tanti aspetti. Non c'è solo la problematica Ilva, c'è la situazione del borgo, un borgo che si svuota, la crisi del commercio è pesante, però queste iniziative danno una boccata quantomeno di speranza, no? Vedere una comunità degli imprenditori, degli esercenti commerciali che non si lasciano andare, non si danno per vinti, ma cercano con educazione, con rispetto, con uno spirito di collaborazione anche con l'amministrazione, di evidenziare cosa non funziona con lo scopo di migliorare il migliorabile. Assolutamente sì, le cose stanno esattamente come le hai enunciate. In realtà questo comitato è nato quasi spontaneamente per la tutela dei nostri interessi. Ci rendiamo conto che non c'è più molto tempo da perdere. Comprendiamo anche che l'amministrazione è attanagliata da grossi problemi, per primo quello dell'Ilva, che è un problema che riguarda tutta la città e la sua provincia, però noi vogliamo dire anche la nostra. Questa città storicamente è stata la via più commerciale di Taranto. Io ero ragazzo, mio padre aveva un'attività commerciale e questa via è stata sempre frequentata da potenziali acquirenti. Da un po' di tempo a questa parte ha perso questa sua vocazione, ma questo perché? Perché è diventata una strada di servizio. Non è possibile, una strada commerciale non può essere attraversata da tante linee bus. Ci sono altre strade non commerciali, tipo via Oberdan, via Dante, via Pitagora per esempio, che sul lato destro non ha incontrato. Lei dice di ridistribuire i percorsi dei bus. Certamente sì, io non sono un urbanista, tantomeno un tuttologo, però mi rendo conto che ci sono altre strade meno commerciali di Taranto che potrebbero assolvere a questo principio. Insomma, non capisco perché tutti questi autobus debbano passare poi da via Principe Amedeo. Bene, e allora l'augurio che questi incontri portino effettivamente a dei risultati tangibili, proficui. Anna De Vincentis, quando vi riunite? L'altra sera eravate forse una quarantina di attività commerciali?
Sì, è proprio questo che ci spinge, la partecipazione attiva di tutta la via. Io sono arrivata, come ben sapete, da poco qui, ma voglio dare un contributo attivo a questo comitato perché vedo proprio la partecipazione e l'interesse da parte di tutti. Siamo circa ormai arrivati a una quarantina di membri di attività distribuiti su tutta la via e il numero tende ad aumentare sempre di più perché coinvolgendo più commercianti possibili, stasera avremo un'altra riunione, insomma, e quindi sicuramente il numero aumenterà ancora. Per concludere, Giovanni, la gioia, un aspetto positivo c'è, una Taranto che non si arrende, ci sono ancora dei fermenti civici, nel senso di cittadini, di imprenditori che vogliono tenere alto il loro nome e il nome di Taranto e il nome di Via Principe Amedeo. È vero, è proprio così. Gli imprenditori sono dei lottatori, gli imprenditori non hanno delle tutele. Noi non abbiamo ferie pagate, non abbiamo malattie, non abbiamo cassa integrazione. Noi dobbiamo lottare. Io dico sempre scherzando ai miei figli, quando la mattina esco di casa bisogna mettersi l'elmetto per combattere. In realtà è così. Se l'imprenditore non si muove è il mercato che lo espelle, è il mercato che fa la selezione. Quindi siamo molto determinati in questa circostanza. Ma abbiamo bisogno che l'amministrazione comunale dimostri la sua volontà politica a risolvere i nostri problemi.